possiamo mollare adesso, dice il Premier Conte. È presto per dire se i blocchi dureranno fino al 3 maggio, se andranno oltre. Noi comunque siamo i primi a voler allentare il prima possibile, ma non lo faremo senza l'ok dei medici e degli scienziati. Su questo è stato categorico il Presidente del Consiglio, che intanto ha annunciato la firma del nuovo decreto, del nuovo DPCM, che proroga le misure di restrizione. Però una cosa importante, molto importante, accade, che per la prima volta viene nominata la fase 2 e la fase 3. La fase 3 sarà quella del post-emergenza. Nel frattempo ci sarà la 2, che è quella della transizione, quella della ripartenza, quella dell'allentamento graduale delle misure. Quando avverrà, quando ci sarà? È troppo presto per dirlo, così dice il governo. E intanto la Protezione Civile ci fa sapere che in Italia ci sono meno morti, ci sono meno ricoveri, ci sono però più contagi, ma questo anche perché si sono fatti nelle ultime 24 ore molti più tamponi, e quindi il dato in sostanza, quello che conta, è quello della tendenza ad una diminuzione, ad una decrescita che si mantiene costante, e questo è importante. Allora, siamo a questo picco? Sì, ci siamo, ma questo picco è un pianoro, come viene chiamato, il che significa che è un piano che percorreremo, sul quale staremo ancora per diversi giorni. L'importante però è andare avanti, poi inizierà la diminuzione. Di tutto questo parleremo con i nostri ospiti, che vi presento fra pochissimo. Prima però volevo vedere le prime pagine dei giornali. Allora andiamo al nostro maxi schermo. Dovremo prepararci prima della fase 3. Speriamo appunto che duri il meno possibile, ma nel modo più sicuro possibile. Natale con i tuoi, Pasqua pure, così il mattino di Puglia e Basilicata, e poi braccio di ferro sul decretone. Conte, Puglia, la guerra del virus, 129 morti, 1946 contagiati. Emiliano critica la logistica del governo. Non usciremo devastati soltanto noi, come giustamente dicevi prima, ma usciremo tutti devastati e usciremo con un ordine mondiale che probabilmente sarà in qualche modo cambiato. Non dimentichiamoci che la Cina è uscita già dalla situazione di scacco in cui si è trovata all'inizio dell'anno, e però insomma, ha accusato un bel colpo, e il colpo arriverà lentamente qui in Europa e anche negli Stati Uniti. Dobbiamo capire chi aiuterà chi, bisogna capire chi riuscirà a essere solidale e ad essere lungimirante abbastanza da approntare le risorse che serviranno. In tanti cominciano a pensare al dopo, alla fase 2 o alla fase 3. E io mi accontenterei in questo momento di riuscire a pensare appunto a una fase 2, che sarà una fase non tanto di ripartenza quanto di ricostruzione. E ci sarà da venire incontro a quello che in gergo giuridico si chiama danno emergente e lucro cessante, cioè il danno dell'essere stati colpiti da una tale aggressione da parte di un nemico sconosciuto, che speriamo si riesca a conoscere più e meglio quanto prima, e un lucro cessante determinato dal fatto che questa aggressione ha paralizzato un'economia mondiale, una cosa che non si è mai vista, con un impatto realmente virulento, rispetto al quale tutti, dal primo all'ultimo, siamo impreparati. Ma io quello che penso è che sarà necessaria anche una riflessione in più, non soltanto in termini di ricostruzione delle infrastrutture materiali e immateriali, dell'economia e della produzione, ma anche in termini di ricostruzione dell'infrastruttura immateriale di quella che è la politica, di quella che è la capacità di pensare oltre, che è la capacità, di progettare. Ecco, questa fase di progettazione, che probabilmente è stata quello che realmente è mancata fino ad ora, dovrà imporsi prepotentemente. Quando riusciremo a uscire dalle nostre case, riusciremo gradualmente a riprendere la nostra vita di sempre, e però dovremo pensare a un dopo che sia basato su dei valori che forse abbiamo perso di vista e sulla capacità di buttarci avanti, di essere pronti a costruire sempre più e meglio, anche liberandoci da alcuni lacci e lacciuoli che
tante volte servono da freno allo sviluppo.